Non saprei, questo veramente, ma io posso dire solo che nell'ultima legislatura, quella di Berlusconi, è stata iniziata una pessima legge. E sono contenta che questa legge sta dentro al cassetto e che non venga più tirata fuori, perché è veramente espropriante della nostra libertà. Un cittadino non avrebbe nemmeno la libertà di fare un testamento biologico, il sondino non poteva essere tolto a Eluana Englaro, e c'erano veramente le grandi controversie sui giornali, c'erano veramente le cose più assurde sono state dette. E qui chiedo anche la stampa, i media, che diano buona informazione, che si informino e che non si facciano soltanto gli urli, gli strilli, come per esempio ultimamente un infermiere a Firenze avrebbe detto, dice che fosse stato un infermiere. Io sinceramente non posso tanto crederci, io preferisco credere a una persona che dice nome, cognome, io ho fatto questo. E poi un caposala che dice, che parla di un vegetale, non mi sembra che sia un caposala, perché un caposala, un medico o un quasi medico, come sono oggi in caposala, che sono laureati, non parlano di vegetali, ma parlano di persone in stato vegetativo eventualmente, ma non di vegetali. Oppure non può parlare così superficialmente di persone che vengono mandati all'altro mondo per eutanasia. No, non esiste. Perché non puoi soltanto parlare così superficialmente, questo è nocivo per tutti i cittadini. I cittadini devono credere questo. Io non ci credo. Io non credo che quella persona sia stata un'infermiera. Questo ve lo dico sinceramente. E anche se qui dico la stessa cosa, come un giornalista, mi sembra che fosse Santoro, su Avvenire, ha detto la stessa cosa, era Tartiglio, direttamente il direttore del giornale, credo. Comunque, questa è la mia opinione e sono rimasta molto male, perché un giornale non può pubblicare articoli di anonimi, devono essere firmati. E basta, questo chiedo io. E quindi anche la politica deve informarsi, deve prendersi cura. Poi ci sono file e cataste di libri dove si può studiare, libri di etica, libri di medicina, e possono parlare con i medici, possono informarsi, possono fare audizioni. Sono state fatte audizioni in Parlamento, nel Senato, già nel 2007, ma io credo che queste audizioni saranno in uno scaffale, c'è un libro grosso così del Senato, che si potrebbe cercare di leggere e vedere che cosa dicono i medici su queste cose. Solo così veramente il Parlamento può fare delle buone leggi, informandosi. Non pensando al proprio, alla propria opinione, ma certe proprie opinioni bisogna lasciarle proprio da parte. Qui c'è di mezzo molto di più, ci sono di mezzo delle persone, persone non io, ma altri, e io potrei essere una di queste persone che ha bisogno di essere aiutata attraverso questa legge. Questo dovremmo pensare.